Continuiamo la nostra disamina delle equazioni di Maxwell e vediamo in particolare che cosa accade nel limite statico, ovvero supponendo che le derivate temporali delle varie grandezze coinvolte nelle equazioni siano rigorosamente pari a zero, quindi grandezze indipendenti dal tempo. Allora, che cosa accade? Beh, semplicemente questa derivata, risultano pari a zero e quindi le equazioni sono queste qua, in cui appunto sono sparite le derivate. Allora, ho riportato qui anche le relazioni costitutive dei materiali più comuni. Le relazioni costitutive sono i legami che collegano le quantità D ed E, B e H, e anche vedremo J ed E. Ecco, l'ho fatto perché ho voluto mettere in evidenza quali relazioni esistono fra le varie grandezze a causa della presenza dei materiali. In altri termini, le relazioni che dobbiamo aggiungere collegano per esempio B ed H, collegano D ad E, collegano J ad E. Per esempio, immaginiamo che non ci sia un legame che coinvolga anche J e B. Questo lo stiamo escludendo. Questa è un'approssimazione in realtà, no? Che però è ben verificata nei materiali, diciamo, più comuni, quelli di nostro maggiore interesse. Se noi facciamo questa ipotesi sul comportamento dei materiali, che cioè introducano dei legami che si chiamano relazioni costitutive di questo tipo, cioè che legano queste coppie di grandezze, allora è possibile suddividere questo insieme di equazioni statico che è venuto fuori in dei sottomodelli autoconsistenti. Cioè, invece di risolvere tutte insieme queste equazioni, nel limite statico potremo prendere dei sottoinsiemi di queste equazioni, adesso vi faccio vedere subito, autoconsistenti nel senso che ci permettono di determinare in maniera autoconsistente, indipendentemente dal resto, dei sottoinsiemi dei campi lì considerati. Faccio prima a farlo che a dirlo, francamente. Allora, immaginiamo di fare questa riflessione, cioè supponiamo di considerare una situazione statica, quindi siamo nel limite statico, derivate rigorosamente zero, in cui ci siano dei materiali in grado di inibire il movimento delle cariche. Questi sono i cosiddetti materiali isolanti, su cui poi ritorneremo nel corso delle prossime lezioni, ma già immagino li conosciamo. I materiali isolanti sono quelli in grado di fermare le cariche, di mantenerle ferme, di impedire che esse si muovano. Allora, se ci sono dei materiali isolanti, allora corrente non ce ne sarà, densità di corrente non ce ne sarà, perché appunto la densità di corrente ricava al punto delle cariche, mentre piuttosto ci sarà una densità di carica, perché io piazzo la carica da una certa parte e quella lì rimane, non riesce a muoversi. Quindi, in questa situazione statica, in cui suppongo che ci siano materiali isolanti, la quantità rho può essere considerata come un dato del problema. Cioè, lo stabilisco io la densità di carica e essa non si muove più, non si modifica. Beh, ma allora, grazie al fatto, a come sono fatte queste relazioni qua, se io prendo questo sottoinsieme di equazioni, allora prendo, scusate, lo costruisco proprio così come concettualmente così. Allora, abbiamo detto, ci sono isolanti, quindi ρ è un dato del problema, quindi divergenza di D uguale ρ la prendo come equazione, d'accordo? Poi prendo la relazione costitutiva che coinvolge D, questa, quindi abbiamo F, uno chiamato F con E, D ed E uguale 0. Questa nel caso di vuoto sarebbe la proporzionalità D uguale ε0 per E, per capirci. In generale lascio così per dire, può esserci un legame più complicato. Beh, a questo punto devo coinvolgere anche la grandezza E, e quindi vado a prendere questa relazione qua, l'odore di E uguale 0. Questo modello è un modello autoconsistente, nel senso che mi permette di determinare E e D
assegnato che sia ρ come forzamento, come vi ho spiegato un minuto fa, in maniera indipendente da tutte le altre grandezze che sono in quel modello. In questo senso è autoconsistente. Questo modello si chiama modello della elettrostatica. Analogo discorso posso fare con altri sottoinsiemi. In particolare, immaginiamo di avere dei materiali conduttori. Prima abbiamo parlato di isolanti. Quindi quando ho degli isolanti, giusto per riassumere quello che ho detto, quando ho degli isolanti in condizioni statiche, il modello da risolvere è quello della elettrostatica. Punto. Vediamo invece cosa accade se io ho dei materiali conduttori in condizioni statiche. Allora, se io ho dei materiali conduttori, ho la possibilità di considerare una densità di corrente. Se ci sono dei conduttori, ci sono delle cariche in moto, e quindi c'è una densità di corrente G. Chiaro? Quindi prenderò di queste equazioni quelle che coinvolgono G. In particolare utilizzo questa. Questa sarebbe la conservazione della carica senza dei derivati polari, no? Quindi prendo divergenza di G uguale a 0. Perché appunto ho i conduttori e quindi so che c'è il densità di corrente. Dopodiché prendo la relazione costitutiva che coinvolge G, questa qua. Quindi avrò FC G ed E uguale a 0. Poi vedremo fra poco un tipico esempio. E quindi devo aggiungere l'equazione che riguarda E a questo punto per chiudere il modello, che è ancora quella di prima, rotore di E uguale 0. Anche questo è un modello autoconsistente che si chiama modello della conduzione stazionaria. Una volta che io ho risolto questo modello della conduzione stazionaria, e lo faremo in molte situazioni, quindi operativamente troveremo la soluzione di questo modello in determinate geometrie, io conosco E e conosco J, l'ho risolto, quindi so, diciamo, la soluzione. In particolare conosco J, posso immaginare che J sia un termine noto a questo punto, l'ho trovato. Ma se è un termine noto, allora posso ritenere un forzamento in questa equazione qua. Quindi potrò scrivere rotore di H uguale J con J assegnato dalla soluzione del problema precedente. La relazione costitutiva che mi interessa è questa. Che mi fa capire che per chiudere il modello devo aggiungere l'equazione sul campo B, che è divergenza di B uguale a 0. Questo è il modello della magnetostatica. Quindi, condizioni stazionarie, statiche, senza derivate temporali, se ho dei materiali conduttori posso risolvere la conduzione stazionaria per trovare E e J e poi, assegnato J trovato con questo modello, usarlo come forzamento per trovare il campo magnetico sostanzialmente tramite il modello della magnetostatica. Osserviamo quindi che in situazioni statiche la parte elettrica e la parte magnetica in qualche modo si disaccoppiano, le posso risolvere indipendentemente l'una dall'altra a seconda di quali sono i materiali che mi interessano. Se ci sono isolanti risolverò l'elettrostatica, se ci sono conduttori risolverò, diciamo, la magnetostatica dove aver trovato la corrente. E questo vi fa capire anche perché prima di Maxwell i due fenomeni, elettricità e magnetismo, erano studiati separatamente, perché
quando le variazioni temporali sono nulle o lente, diciamo così, i due modelli si disaccoppiano, quindi venivano studiati indipendentemente. Se invece le variazioni lente non sono, allora ecco che nascono gli accoppiamenti che danno luogo poi al campo elettromagnetico, diciamo unitario, come un'entità unica, d'accordo? È quello di cui parlavamo precedentemente. Beh, fra la situazione di equazioni Maxwell, chiamiamole complete, quelle che prevedono le onde, per capirci, che si propagano, e questi modelli statici, c'è di mezzo una situazione intermedia, che dal punto di vista tecnico ha grande rilevanza. Si tratta di situazioni intermedie in cui nelle due derivate originariamente presenti nelle equazioni, una risulta trascurabile e l'altra no, o viceversa. Sono cosiddette situazioni quasi statiche, quindi non sono situazioni statiche, perché c'è una variabilità temporale, però sono quasi statiche nel senso che delle due derivate temporali delle equazioni di Maxwell, una risulta trascurabile e l'altra no. Quando questo avviene, cioè quando una è trascurabile e l'altra no, è una cosa che si può studiare in maniera precisa e quantitativa, però questa è una cosa che faremo appunto alla laurea magistrale. Esistono proprio delle procedure che ci permettono di capire quando una derivata temporale è trascurabile e quando è l'altra no, e viceversa. Quindi io adesso ve lo dico così, però è possibile poi fare realmente dei calcoli quantitativi. Quando è che ciò accade? Quando appunto le variabilità temporali non sono nulle, quindi non siamo in condizioni statiche, ma sono comunque lente. Poi capiremo che vuol dire lente, perché sapete, no? Per un ingegnere lento o veloce, grande o piccolo, in sé non significa nulla, bisogna sempre paragonarlo a qualcosa. Lento significa, ve lo accenno, poi lo rivedremo alla laurea magistrale, lento significa lento rispetto diciamo alla velocità di propagazione del campo elettromagnetico. Questo significa, cioè il termine di paragone è quello, il tempo che impiega l'onda elettromagnetica a propagarsi. Quindi se le variabilità temporali sono lente rispetto a questa scala di tempo, allora è possibile fare queste approssimazioni quasi statiche che vi dicevo. In particolare, i modelli quasi statici sono due, uno ottenuto trascurando una derivata e l'altra no, e l'altro ugualmente al contrario. Quindi i modelli sono parto da qua. Allora, uno è questo, in pratica, vedete, è ottenuto dal modello elettrostatico aggiungendo le equazioni di conservazione della carica. Invece di questo, considerato questo, abbiamo detto che possiamo fare questo ragionamento. Ho considerato queste equazioni in cui, vedete, c'è una derivata temporale. L'altra, quella che stava qui, viene invece trascurata. Vedete? Questo modello, che quindi viene, per così dire, all'elettrostatica con qualche variazione temporale lenta, si chiama elettro quasi statico. E la procedura quantitativa che prima vi dicevo, che noi non studiamo, ci conferma nella nostra intuizione che dovremo risolvere il modello elettro quasi statico ogni qualvolta ci sono dei materiali isolanti, ma non siamo in condizioni statiche. Con materiali isolanti in condizioni statiche saremmo a dover risolvere l'elettrostatica, ma in condizioni in cui c'è una variabilità temporale lenta risolveremo l'equazione dell'elettro quasi statica, perché sempre di isolanti stiamo parlando. Viceversa, se ci sono materiali conduttori, risolveremo quest'altro modello, questo, in cui, vedete, ho trascurato la derivata della corrente di spostamento, praticamente. Questa è la derivata che sta dentro qua. Questo è il modello magneto quasi statico. Magneto quasi statico. Quindi, se ho dei materiali conduttori e sono in condizioni non statiche,
ma di variabilità temporale lente rispetto alle onde elettromagnetiche, allora risolverò il modello della magneto quasi statica. Diciamo, quello che vale la pena sottolineare è che chiaramente di queste relazioni possiamo dare anche la forma integrale usando il teorema di Stokes, ve lo lascio per esercizio, invece di questa avete che il campo elettrico è conservativo, invece di questa avete che l'integrale di H è pari alla corrente attraverso, vabbè, insomma, fatelo, non aggiungiamo. Vabbè. Allora, quello che vale la pena di osservare è che i modelli matematici che vengono fuori da questa procedura, quelli statici, quelli quasi statici, hanno una natura abbastanza diversa gli uni dagli altri. Quindi quello che dobbiamo fare adesso è concentrarci nello studio di ciascuno di essi per capire cosa ne viene fuori in termini di proprietà della soluzione e che tipo di sistemi possiamo studiare con essi. D'accordo? Quindi quello che noi cominceremo a fare da subito è applicarci allo studio di questi vari modelli matematici che abbiamo qui identificato. Partiremo dalla conduzione stazionaria, che è il modello probabilmente più semplice per una serie di motivi che cercherò di illustrare via via. Allora, il modello conduzione stazionaria sarebbe questo. Allora, riscriviamolo qui. Allora, lo riscriviamo in forma integrale. Allora, questa è la forma differenziale. Facendo il teorema di Stokes avrei come forma integrale che l'integrale del campo elettrico su una qualsiasi linea chiusa è pari a zero. Il campo elettrico è conservativo. La controparte integrale di questa equazione è che la densità di corrente è solo unitaria. Applicando il teorema della divergenza viene fuori questo che sto scrivendo. D'accordo? Diciamo un po' di matematica. Devo dire adesso qualcosa sulla relazione costitutiva, che ho supposto essere fra J ed E. C'è un legame che dipende dal materiale che lega quelle due quantità. Allora, cerchiamo di capire. Allora, permettete di cancellare il resto della lavagna e facciamo qualche ragionamento sul materiale. Allora, abbiamo detto che per poterci ritrovare in conduzione stazionaria, risolvere questo modello, dobbiamo assumere due ipotesi. Uno, che siamo in condizioni statiche, cioè derivate zero, e fin qui ci siamo. Secondo, che ci siano materiali conduttori, ricordate, no? Per permettere il passaggio di dati. Allora, cerchiamo di capire in questa situazione, quindi, che cosa possiamo dire. Allora, abbiamo un conduttore, quindi abbiamo una nuvola di elettroni, questo materiale conduttore, immaginate il RAM, per esempio, relativamente liberi di muoversi, cioè svincolati dai nuclei di appartenenza originali. Questi elettroni si muoveranno, abbiamo detto, di un moto di agitazione termica disordinato legato al fatto che essi si trovano ad una certa temperatura maggiore dello zero assoluto, un po' come se fosse un gas, no? Ricorderete che in un gas perfetto la temperatura è l'indicazione macroscopica dell'energia cinetica delle particelle, quindi la velocità quadratica media delle particelle. Quanto più alta la temperatura, tanto più alta la velocità delle particelle, intesa come appunto agitazione termica. A questa velocità di agitazione termica si sovrappone un moto ordinato di queste particelle. L'agitazione termica non porta gli elettroni da nessuna parte, nel senso che se io mi metto a un certo punto del conduttore, del filo di rame, mi metto a cavallo della sezione di un filo di rame, se c'è solo il moto di agitazione termica, allora tante particelle passano da una parte all'altra, quanto da
da sinistra a destra, tanto da destra a sinistra, in modo tale che globalmente non c'è un moto macroscopico di carichi, si compensano perfettamente. Se invece io ho un moto ordinato di cariche, questo non è più bello. Moto ordinato significa un moto che punta in una direzione preferenziale. Quando è che questo può avvenire? Per esempio, quando le particelle in questione, gli elettroni di cui stiamo parlando, sono sottoposti ad un campo elettrico. Il campo elettrico si manifesta come una forza sulle cariche, per cui se io ho questi portatori di cariche, questi elettroni, sottoposti al campo elettrico, essi, ci aspettiamo intuitivamente, adesso magari facciamo due equazioni, tenderanno a orientare il proprio moto preferenzialmente nella direzione dove punta il campo elettrico, perché il campo elettrico, diciamo così, le spinge in quella direzione come forza. Vediamo di capire un po' più in dettaglio questa cosa qua. Allora consideriamo il generico elettrone, l'iesimo elettrone, e diciamo uponi la sua velocità a un certo istante t con 0, 0, non ci compliamo la vita. Consideriamo un istante iniziale, lo suppongo 0 per mia semplicità di notazione. E suppongo che all'istante 0 la velocità dell'elettrone sia puramente disordinata, cioè c'è solo l'agitazione termica di cui abbiamo parlato prima. Dopodiché, a partire da questo istante 0, viene applicato all'elettrone in questione una forza F pari a meno E per E grande. E sarebbe la carica dell'elettrone, cambiata di segno, quindi meno E è la carica dell'elettrone negativa, E grande è il campo elettrico. Quindi supponiamo che ci sia un campo elettrico che agisce nella zona di spazio di mio interesse, che si manifesta come forza F, quella quantità lì, sull'elettrone iesimo, la cui carica è meno E piccolo. Allora, che cosa succede? Immaginiamo che a causa di questa forza, che supponiamo costante per semplicità di nostro calcolo, questo elettrone si cominci a muovere di moto accelerato, sostanzialmente uniformemente, no? Perché la forza si ritiene costante. Allora, che cosa succede? Suppongo che questo moto porti l'elettrone in questione a urtare contro il reticolo cristallino del materiale conduttore che sto considerando dopo un certo tempo t con i. Quindi t con i è l'istante in cui lo iesimo elettrone ha urtato, a causa di questo moto che si è sviluppato, con il reticolo cristallino. Quindi immaginate, no, questo reticolo fatto dei nuclei sostanzialmente degli atomi del materiale conduttore in cui si muovono questi elettroni che urtano, diciamo, su questi atomi, su questo reticolo cristallino. E supponiamo che dopo quest'urto la velocità dell'elettrone ritorni ad essere completamente disordinata. Quindi tutta, diciamo, la memoria di quello che succede tra 0 e t con i si perde, per così dire. Da t con i in poi potrei quindi ripetere lo stesso ragionamento che faccio tra 0 e t con i. Chiaro? Quindi l'ipotesi che sto facendo è questa. Dopo l'urto perdo traccia di qual era la direzione preferenziale del moto, praticamente. Cioè sono andato in faccia a un muro e mi sono dimenticato come sono arrivato. Benissimo. Allora, noi sappiamo che noi facciamo un modellino molto semplice, un modellino classico. Chiaramente queste cose andrebbero studiate con la meccanica quantistica, perché a livello delle singole particelle quello è il modello matematico vero, per cui noi ci diamo un'interpretazione, diciamo così, naif di quello che avviene. Per fare una cosa più accurata dovremmo studiare la meccanica quantistica. Comunque, allora, che cosa facciamo? La fisica ci insegna che se io chiamo delta u con i la variazione di velocità fra 0 e t con i dell'iesimo elettrone, la variazione di quantità di moto m delta u con i, m è la massa dell'elettrone, 10 alla meno 31 kg, quello che è uguale all'impulso della forza, no? L'integrale della forza nel tempo. Se supponiamo tutto costante, sarà f per t con i.
il modulo. D'accordo? Anzi, possiamo farlo anche vettorialmente, giustamente. Possiamo anche prendere. Certo. Va bene. Chiaro come viene fuori questa? Quindi variazioni quantità di moto uguale impulso della forza, supponendo F costante nel tempo. Allora, quindi delta U, banalmente delta U con I è uguale a F per T con I diviso M. Al termine del fenomeno, la velocità del iesimo elettrone sarà quindi U con I, che è la velocità di partenza, più delta U con I, questa variazione di velocità che ho calcolato in questo modo. Quindi U con I era quella a 0, U con I più delta U con I è quella a T con I. Ok? A questo punto io voglio enucleare la parte ordinata del moto, abbiamo detto, è quella di mio interesse per la densità di corrente. Come faccio a fare questa cosa? Faccio la media su tutti i possibili elettroni che sono considerati nel mio conduttore. Abbiamo detto, se io ho solamente il modulo disordinato, quello con I per capirci, la media sarà 0, perché tanti elettroni vanno da una parte quanto ne vanno dall'altra. Quindi faccio la media. Questo. Quindi la velocità media per me è quello, la media delle velocità che ho calcolato prima. N grande è il numero di elettroni che sto considerando. Questa si chiama anche media d'insieme dal punto di vista statistico. Perché faccio la media sull'insieme, sulla popolazione degli elettroni. Quindi non è una media temporale, ma è una media d'insieme. Mi state seguendo tutti quanti? Va bene, allora facciamo questo calcoletto. 1 su n sommatoria su i di u con i più 1 su n sommatoria su i di delta u con i. Vabbè, ho scisso la somma sui due addendi, va bene. A questo punto mi ricordo che le velocità iniziali erano puramente disordinate e quindi questa media è 0, trovate? Quindi rimane solamente, quindi questo non c'è, rimane solamente questo altro pezzo, 1 su n sommatoria su i, al posto di delta con i ci metto quello che ho calcolato prima, quindi f su m t con i, noto che f abbiamo supposto non dipendere dall'elettrone, cioè tutti gli elettroni sono sottoposti alla stessa forza, m pure non dipende dall'elettrone, tutti gli elettroni hanno la stessa massa, quindi posso portare tutti quanti queste due quantità fuori alla sommatoria e quindi avere f su m per 1 su n sommatoria di t con i. Chiaro? Portato fuori dalla sommatoria ciò che non dipende dall'indice della sommatoria. Beh, ma che cos'è questa quantità adesso? Questa qua è la media d'insieme, la media d'insieme, cioè su tutti gli elettroni, delle quantità T con I. T con I, ricordiamo, è il tempo che intercorre fra 0, l'istante iniziale, in cui è iniziato questo ragionamento, e l'istante in cui l'elettrone collide con il reticolo cristallino. Quindi, questa quantità, altro non è che il tempo medio di collisione, cioè il tempo medio che intercorre fra una collisione e l'altra, calcolato come media sotto l'insieme degli elettroni. Lo chiamo tau. Chiaro? Quindi tau è il tempo medio di collisione, cioè il tempo che mediamente un elettrone ci mette a collidere con il reticolo cristallino. Vabbè? Allora, riscriviamo quello che ho trovato qui. Allora, lo scrivo qua. V uguale
F su M per tale. Ho descritto il risultato complessivo. Ovvero ancora, la forza F è pari a questa espressione qua, quindi meno E per E grande tau su M. D'accordo? A questo punto, cancello qui, a che cosa è uguale J? La densità di corrente, vi ricordate, era pari a N, la densità dei portatori di carica, Q, la carica dei portatori di carica, in questo caso è meno E, quindi meno E, per la velocità ordinata, ricordate, su questo abbiamo battuto molto, era la velocità ordinata, cioè proprio la quantità V che abbiamo calcolato prima come media delle velocità degli elettroni. V. Sostituisco a V il suo valore, quindi viene meno N per E, e poi ci metto questa quantità, quindi meno per meno fa più, E quadro, tau su M per E. Avete seguito? Benissimo. Che cosa scopro? Scopro che effettivamente nelle ipotesi semplificative in cui mi sono messo, il materiale che sto analizzando, che è un materiale conduttore, ha un legame costitutivo, cioè una relazione, che lega esattamente J ad E, quello che avevo ipotizzato in partenza. E addirittura scopro che questo legame è di proporzionalità tramite un coefficiente che dipende da questi parametri fisico-geometrici. Tempo di collisioni, la massa, la densità e la carica dell'elettrone. Scriverò quindi in generale che J è proporzionale, cioè la densità di corrente è proporzionale ad E, quindi al campo elettrico, tramite un fattore sigma, la cui espressione è data da quella relazione lì, che si chiama conducibilità del materiale. E il materiale conduttore. Equivalentemente scriverò che E è pari a eta J, dove eta è semplicemente l'inverso di sigma, detto resistività del materiale conduttore in questione. Resistività. Una parola sull'unità di misura, facciamo sulla resistività che è un po' più semplice. Allora, facciamo un'analisi dimensionale di questa espressione. Allora, l'unità di misura di eta è pari a volt sul metro diviso ampere sul metro quadro. Trovate? Eta, l'unità di misura è l'unità di misura di questo che è volt sul metro, diviso l'unità di misura di questo che è ampere sul metro quadro. Ovvero, che cosa viene? Volt su ampere, metro metro quadro, qua fa metro a numeratore. Ovvero, ohm per metro. Ricordate, volt su ampere fa ohm con l'unità di misura. Quindi l'unità di misura della resistività è ohm per metro. Quello della conducibilità è il suo inverso, chiaramente. Chiaro? Bene. Allora, vediamo un po'. Benissimo. Quindi il modello matematico che dobbiamo analizzare è questo qua, quello che trovate anche scritto prima. Quindi abbiamo che il campo elettrico è conservativo, il campo la densità di corrente è solenoidale e le due quantità sono legate da un fattore di proporzionalità, conducibilità o resistività a seconda di come lo consideriamo. Questo l'abbiamo detto. Thank you.
Allora, io vado un po' avanti. Oggi abbiamo fatto un po' diversamente dal solito, magari finiamo prima e partiamo questa cosa. Allora, queste sono le equazioni, dobbiamo risolverle. Per farlo cerchiamo di capire quali sono le situazioni tipo alle quali noi ci troviamo ad affrontare. Allora, la situazione tipo che noi troviamo generalmente è la seguente. Abbiamo un materiale conduttore con una certa conducibilità C, sigma C e resistività eta C, l'uno verso l'altro chiaramente, racchiuso fra, quindi abbiamo questo conduttore, racchiuso fra due materiali di conducibilità, resistività sigma con E, eta con E, che chiamiamo elettrodi, quindi questi saranno anche elettrodi, circondato il tutto da un materiale che ha proprietà sigma con A, eta con A, potrebbe essere l'aria per esempio. Quindi abbiamo questo conduttore fra due elettrodi circondato da aria. Questa è la situazione, diciamo, tipo che ci possiamo trovare ad affrontare in questa situazione. Allora, in questa situazione tipo, quello che succede nella gran parte dei casi, quelli di nostro interesse, succede la maggior parte dei casi è che valgano queste disuguaglianze, cioè i valori di conducibilità e resistività delle tre regioni che abbiamo identificato, conduttori, elettrodi e aria, diciamo così, soddisfano normalmente queste condizioni. Beh, ma se è vero questo, allora noi possiamo fare l'ipotesi che la resistività degli elettrodi, che è molto minore delle altre, possa essere fatta tendere a zero. La resistività, per inciso, una cosa che non ho detto che era importante, ve lo dico ora, che per come, allora, il valore di E di sigma che veniva fuori dall'analisi era N e quadro diviso M per tau, no? Questo è quel modellino che abbiamo fatto prima, che è una quantità maggiore di zero, perché vedete, vabbè, sono tutte quantità positive, diciamo. Quindi sia eta che sigma sono quantità positive, questo, diciamo, avrei dovuto dirlo, lo dico. Quindi, dicevo, se eta con E è supposto essere molto più piccolo degli altri, tanto vale approssimarlo a zero, che vuol dire sigma con E che tende a più infinito, chiaramente, il suo inverso. Quando noi facciamo questa ipotesi, cioè di considerare zero la resistività agli elettrodi, diciamo che per l'elettrodo facciamo l'ipotesi di conduttore perfetto. Qual è la conseguenza di questa assunzione semplificativa? Questa è una semplificazione, no? Che facciamo? La conseguenza è la seguente. Se io suppongo che la resistività dell'elettrodo tenda a zero, allora dentro l'elettrodo, supposto J finito, il campo elettrico E tende a zero, perché è pari a eta per J, quindi se J si suppone finito ed eta tendente a zero, il campo elettrico tenderà a zero. Quindi il campo elettrico E nell'elettrodo, lo chiamo con E per dire, uguale a zero. Quindi l'ipotesi di conduttore perfetto significa dire che il campo elettrico all'interno del conduttore perfetto, l'elettrodo in questo caso, è pari a zero. Beh, dualmente capiamo che se è vera questa disuguaglianza, cioè che sigma con A è molto minore delle altre quantità, dualmente
potremmo fare l'ipotesi che sigma con A tenda a 0, ovvero che la resistività eta con A tenda a più infinito. È un'altra ipotesi semplificativa che possiamo fare se valgono queste disuguaglianze. Ossia, potremmo supporre, come si dice, che per l'area, ciò che circonda questo sistema, facciamo l'ipotesi di isolante perfetto. Lo scrivo qua. Isolante perfetto. È facile rendersi conto che in un isolante perfetto ciò che è nullo è la densità di corrente, perché se sigma è 0 e il campo elettrico è finito, J risulterà pari a 0. Quindi, se noi facciamo l'ipotesi di isolante perfetto per l'area, possiamo asserire che la densità di corrente in esso circolante è pari a 0. Allora, la domanda che sorge spontanea è: ma esistono questi materiali? Cioè, queste approssimazioni che noi facciamo, isolante perfetto e di conduttore perfetto, sono una cosa ragionevole oppure no? Allora, la risposta è sì. La risposta è sì. Allora, giusto per farvi capire, un valore tipico di resistività per un materiale conduttore tipo il rame, quello con cui facciamo i fili di materiale conduttore, è da con C, è dell'ordine, facciamo un ordine di grandezza, 10 a meno 8 ohm per metro, ovvero sigma con C, 10 alla 8 ohm per metri a meno 1. Questo è un valore tipico di resistività per un conduttore. Il rame a temperatura ambiente è 1.7 per 10 a meno 8, l'alluminio grosso modo lì, anche l'oro, insomma, vabbè. Questi sono i valori tipici per i conduttori che noi consideriamo, per i fili. Se noi consideriamo l'aria che circonda questo sistema, la conducibilità dell'aria, sigma con A, è una cosa dell'ordine di 10 alla meno 11 ohm per metro a meno 1. E quindi vabbè, la resistività è il suo inverso. In altri termini, fra la resistività, la conducibilità dell'aria e la conducibilità del rame ci sono circa 20 ordini di grandezza. Quindi questa disuguaglianza è estremamente ben verificata, perché appunto ci sono 20 ordini di grandezza fra l'uno e l'altro. Quindi l'approssimazione di isolante perfetto è un'ottima approssimazione, perché la conducibilità dell'aria è veramente molto molto più bassa di quella dei materiali conduttori di mio interesse. Quindi è un'approssimazione che posso tranquillamente ritenere come valida, non ho problemi. Ecco, più delicata è l'approssimazione di conduttore perfetto. Ecco, in realtà esistono dei materiali che hanno una resistività rigorosamente nulla, cioè che si comportano esattamente come qui abbiamo ipotizzato. Sono i cosiddetti materiali superconduttori, cioè esistono questi materiali. Questi materiali furono scoperti, come probabilmente saprete, all'inizio del Novecento, per puro caso. C'era uno studioso che stava analizzando il comportamento della resistività di vari materiali al variare della temperatura. Infatti si può vedere che c'è una variabilità con la temperatura di questo parametro resistività. Ebbene, lui si accorse che facendo variare la temperatura, quindi mettendo qui la temperatura a T grande, qui la resistività del materiale che stavo usando, mi pare lo fece sul mercurio come prima scoperto, diciamo così. Beh, lui vide che al diminuire la temperatura la resistività diminuiva, in realtà su molti range di temperatura andamente pressoché minimo. Arrivato a un certo valore di temperatura critica, di soglia proprio, al di sotto di questo valore la resistività divenne immediatamente, rigorosamente zero. Questo è il fenomeno della superconduttività, che è un fenomeno che
si può spiegare solo in termini di meccanica quantistica, non ha una spiegazione plausibile in termini di meccanica classica. E in effetti poi la teoria che spiega la superconduttività fu scoperta tipo 50 anni dopo, e poi vinsero anche il premio Nobel gli scopritori, chiaramente. La resistività in questo caso è rigorosamente zero, proprio rigorosamente, cioè non misurabile. E quello che c'è da dire, che certamente già sapete, è che questo valore di temperatura critica di sotto il quale si manifesta questo fenomeno è una temperatura criogenica, cioè non è una temperatura di quelle a cui siamo abituati. Esistono in realtà due categorie di materiali superconduttori, i cosiddetti materiali superconduttori a bassa temperatura critica, che sono quelli che diventano superconduttori a temperature che sono di qualche grado Kelvin, addirittura frazioni di grado Kelvin, cioè molto vicino allo zero assoluto. Temperature possono essere raggiunte tipicamente raffreddando il materiale con l'elio liquido. L'elio diventa liquido a pressione ambiente a circa 4 gradi Kelvin. Esiste poi un'altra categoria di materiali, che sono i materiali superconduttori ad alta temperatura critica, che diventano superconduttori a temperature al di sotto di temperature dell'ordine del centinaio di gradi Kelvin. Quindi ancora temperature criogeniche, che voi sapete, lo 0 della scala Celsius è 273 gradi di Kelvin, no? Quindi ancora temperature molto basse, ma tuttavia diciamo ben più alte di quelle precedenti. La cosa fondamentale dal punto di vista tecnico è che queste temperature possono essere raggiunte raffreddando il materiale con l'azoto liquido e non con l'elio liquido. E la tecnologia dell'azoto liquido è molto più semplice e molto molto più economica, quindi diciamo non c'è paragone. La difficoltà è che questi materiali superconduttori ad alta temperatura critica, da un lato sono buoni perché appunto diciamo, sono più facili da raffreddare, da far diventare superconduttori, dall'altro però hanno delle proprietà di lavorabilità diciamo più scadenti, sono materiali che non sono metalli, mentre i superconduttori a bassa temperatura critica sono dei metalli, quindi si fanno in fili come li siamo abituati. Invece i materiali ad alta temperatura critica sono tipicamente materiali di tipo ceramico, quindi sono materiali fragili, non sono duttili e malleabili, per capirci. Quindi non è facile tirarci fili, posso fare piattine, ma se uno li curva si cliccano e quindi non funzionano più bene, insomma. Ci sono una serie di problemi tecnici non banali, quindi sono materiali che vengono utilizzati correntemente in molte applicazioni, diciamo molto importanti, che possono andare dalla risonanza magnetica nucleare alla fusione termonucleare controllata, per capirci. Però chiaramente sono applicazioni molto specialistiche, cioè non sono materiali che troviamo a casa di ciascuno di noi, perché appunto necessitano di tecnologie non banali per il loro raffreddamento. Comunque sia, esistono questi materiali, cioè non ci stiamo inventando niente di particolarmente strano. Qual è la conseguenza quindi di queste ipotesi? Quindi ipotesi di conduttori perfetti, in particolare di isolante perfetto. Allora, la conseguenza dell'ipotesi di isolante perfetto è la seguente. Allora, cerco di faccio uno zoom adesso di questa materia, di questa geometria. Allora, qui c'è il materiale conduttore, sigma con C, e qui c'è l'aria, sigma con A, d'accordo? Qui ho fatto uno zoom sulla superficie di separazione tra conduttore e aria, d'accordo? Allora, che cosa faccio? Prendo una superficie sigma chiusa, un cilindro, a cavallo di questa superficie di separazione, quindi il cilindro si svilupperà, lo vedete, parte di sopra e parte di sotto. Allora, chiamo S con L la superficie laterale del cilindro, S con A quella nell'aria, S con C sarebbe questa, orientata così, N, e invece S con C, quella del conduttore, orientata così, e sigma è l'unione fra S con L, unione
S con A unione S con C. D'accordo? Avete la geometria? Chiaro per tutti? Bene, chiamiamo questo N con A e questo N con C per distinguere le due normali a superficie A e C. Allora, noi sappiamo che l'integrale su sigma di G scalare N da S è pari a 0 perché sigma è una superficie chiusa. G è solenoidale, quindi vale questa proprietà. Questo integrale dall'altra parte si scrive come sommatoria degli integrali su S con L più integrale su S con A, diciamo N con A normale, più l'integrale su S con C di G scalare N da S. Allora, S con L abbiamo detto la superficie laterale, questa qua. Allora, che cosa faccio adesso? Faccio collassare a zero questo volumetto, cioè lo schiaccio in particolare, schiaccio la sua altezza e poi diminuisco anche la sezione, quindi lo faccio andare a zero in questi due modi. Prima schiaccio l'altezza e poi faccio collassare la sezione. Allora, se io schiaccio l'altezza, che cosa succede? Succede che la superficie laterale collassa, perché io sto schiacciando l'altezza. Quindi questo integrale non darà contributo al limite in cui io faccio schiacciare questa superficie. Le superfici S con A e S con C tenderanno entrambe a questa superficie, diciamo così, intermedia, cioè l'intersezione fra il cilindro e la superficie di separazione, quella che vi ho lì ricordato. La vedete? Benissimo. Chiaramente una mi darà la pagina di sotto di questa superficie, una mi darà la pagina di sopra, ovviamente. Quindi questo si scriverà integrale su S meno, chiamiamolo la pagina di sotto S meno, di G scalare, questa è N con C ragazzi, N con C in S, più l'integrale su S più, la pagina di sopra, di J scalare N con A in S. Quindi S meno e S più sono le due pagine di sotto e di sopra della superficie S. Quindi sto facendo questo lavoro qui. Adesso, se io chiamo N la normale secondo questo orientamento alla superficie S, ho scelto così a mio arbitrio, io questo lo scriverò, quindi scrivo qui 0 uguale integrale su S meno. Allora, vedete, scegliendo così N con C è uguale a meno N ed N con A è pari proprio a N, per come ho scelto le due orientamenti. E abbiamo meno integrale J scalare N in S più l'integrale su S più di J scalare N in S. Ok? Se io adesso suppongo di far collassare anche la sezione S, adesso, in altri termini sto supponendo che questa sezione, questa superficie S sia molto piccola rispetto alle altre dimensioni in gioco, posso ritenere che la quantità J scalare N, l'integrando di questo integrale, sia costante attraverso questa superficie. Cioè in tutti i punti di questa superficie, pagina di sotto e pagina di sopra, non varia la quantità integrando. Se è vero questo integrale si può scrivere come integrando per l'area su cui faccio l'integrale. Pensate agli integrali monodimensionali, integrale da A a B di f di x, se f è costante si scrive integrando f costante per b meno a, per l'ampiezza dell'intervallo di integrazione. Io qua faccio la stessa cosa e scrivo j scalare n sulla pagina s meno per s, l'area della superficie, col segno meno, più J scalare N pagina S più per la superficie S.
Chiaro? Poiché la superficie S è la stessa, perché ho fatto collassare dall'una e dall'altra parte, è tutto uguale a 0, scriverò G scalare N su S meno uguale G scalare N su S più. Ovvero, nell'attraversare quella superficie che separa i due mezzi materiali, la componente normale della corrente è continua, cioè da sotto e da sopra G scalare N è lo stesso. Mi trovate? Questo è il scritto là. Quindi la componente normale J è continua nell'attraversare quella superficie di interfaccia fra conduttore e vuoto. Beh, ma nella pagina di sopra io mi sto sviluppando nell'aria. Se io suppongo che l'aria sia un isolante perfetto, la densità di corrente nell'aria è pari a zero, l'abbiamo detto prima. E quindi questa quantità è pari a zero. Quindi in generale la componente normale della densità di corrente è continua. Poiché in particolare fuori deve essere zero, anche dentro deve essere zero. Quindi sul bordo del conduttore, la densità di corrente è pari a zero se fuori c'è un isolante perfetto. Che cosa ci sto dicendo? Sto dicendo questo, che se io ho un oggetto conduttore circondato da un isolante perfetto, all'interno del conduttore la densità di corrente non può puntare verso l'aria. G scalare N deve essere pari a zero, deve essere tutta quanta dentro il conduttore. Cioè, in pratica, se io ho faccio così, se io ho questo materiale conduttore e qua c'è l'aria, ok? Questa è aria, questa è sigma A, questa è sigma C. In questo punto, sul bordo del conduttore, la densità di corrente deve essere puramente tangente, non può puntare verso fuori. Questo sto dicendo. Chiaro? Ma la conseguenza di questo è ancora più importante. Vi dico queste ultime cose e poi ce ne andiamo. Tenete duro un altro po'. Se io quindi considero questo filo conduttore e considero una superficie chiusa fatta così, la vedete? Quindi il filo è una superficie dentro che si sviluppa proprio sul bordo. Allora io che cosa ho? Ho che la corrente che fluisce attraverso questa sezione deve essere uguale alla corrente che fluisce attraverso quest'altra sezione, perché la densità di corrente non può puntare verso fuori. Questo è vietato. E quindi quando faccio l'integrale su questa superficie chiusa, questo integrale più questo integrale, ok, questo integrale deve essere uguale a questo integrale, perché questo facciamo, ragazzi, a parole viene un'oscenità, invece con le formule è facile. Allora, ho questa superficie sigma, questo lo chiamiamo sigma con A, S con A, questa è S con B, e questa è S con L, la superficie laterale. Allora, io ho che l'integrale su sigma di J è pari a 0. Questo si scrive, integrale su S con L più l'integrale su S con A, N con A, questo è N con A, questo è N con B, più l'integrale su S con B, J scalare N con B, S uguale, uguale 0 abbiamo già scritto. Quindi sto applicando la stessa legge di prima a questa particolare superficie. Allora, adesso, su tutta la superficie laterale l'integrale viene 0, perché abbiamo appena dimostrato che sul bordo laterale del conduttore la densità di corrente non può puntare verso fuori, quindi G scalare è pari a 0. Quindi questo certamente non c'è. Dopodiché che cosa faccio? Introduco un'unica normale N e basta, che punta da A verso B. Qui
sempre da sinistra verso destra. Quindi scriverò meno l'integrale su S con A di G scalare N con A N ad S più l'integrale su S con B di G scalare N in S. N, per come l'ho scelto, è pari a meno N con A qui sopra e più, invece è pari proprio a N con B qua sopra. Qua cambio segno e qua. E questo significa che cosa? Questa altro non è che la corrente che fluisce attraverso questa sezione qua, per definizione di corrente, vi ricordate? Quindi abbiamo meno I con A più questa altro non è che la corrente che fluisce attraverso questa superficie qua. Vi ricordate, la corrente è l'integrale della densità di corrente, questa è la cosa che vedremo, diciamo, la prima lezione. Poiché questa differenza deve essere pari a zero, I con A è uguale a I con B. Qui c'è scritta una cosa estremamente importante, estremamente importante, ovvero che se io prendo un conduttore circondato da un isolante perfetto, a qualunque sezione io vi metto, nel conduttore c'è sempre la stessa corrente. Quindi potrò parlare di corrente che interessa quel conduttore senza preoccuparmi di dire dove la sto calcolando, perché a qualunque sezione io metto funziona sempre. Quindi in particolare se io ho un filo conduttore circondato da un isolante perfetto, quale può essere questa guaina, io posso dire che questo filo, a qualunque sezione io metto, la corrente sarà sempre la stessa. Per esprimere questo fatto in termini sintetici si dice che un conduttore circondato da un isolante perfetto si comporta da tubo di flusso per la corrente. È esattamente questa proprietà che vi ho detto prima a parola. Ok? Vi faccio vedere, ecco, quindi non vi aggiungo niente adesso, solo un po' di scenografia, diciamo. Vi faccio vedere adesso la soluzione del problema della conduzione stazionaria in alcune geometrie per convincervi di questa proprietà del tubo di flusso, per farvela vedere proprio con mano. Allora, questo che vi propongo è la soluzione del problema della conduzione stazionaria fatta con l'ossido di un computer tramite il metodo degli elementi finiti. Questo metodo sarà oggetto di approfondimento nel corso di 3 crediti che chi di voi lo sceglierà potrà fare al secondo semestre. Tra le altre cose verranno analizzate in dettaglio, in un certo dettaglio, le metodologie di soluzione numerica delle equazioni di campo, come per esempio questa. Quindi adesso vi faccio vedere, poi chi è interessato al prossimo semestre potrà capire dove veramente come funziona, potrà fare degli esercizi specifici su questo. In particolare l'idea è sostanzialmente quella di suddividere la regione di interesse in cui vogliamo risolvere il problema in tanti sottodomini, diciamo, semplici. In questo caso vedete tanti triangolini, ciascuno dei triangolini si chiama elemento finito, da cui il nome è. Si fanno una serie di ipotesi, di approssimazione, per cui si considerano le incognite, che so, lineari a tratti nei triangolini, insomma c'è tutto un marchingegno dietro, per cui si arriva poi alla soluzione del problema. In pratica quello che si fa è algebrizzare le derivate spaziali, siamo sempre qui, si discretizzano le derivate spaziali in qualche modo e si trasforma il problema da differenziale all'algebrico, del tipo matrice per vettore uguale termine, in cui la matrice tristemente ha le dimensioni pari al numero di vertici dei triangoli, quindi alcune centinaia o alcune migliaia in questi casi. Quindi non è una cosa che possiamo invertire a mano, però il computer ce la fa tranquillamente, senza grossi problemi. Anche perché poi queste matrici sono partite con dati spaziali, c'è tutto un mondo dietro, non stiamo qui a... Allora, questa è la situazione del filo di materiale conduttore fra due elettrodi immerso in un universo di aria. Allora, nella situazione in cui, dove, immagino che nell'ultima fila non si veda niente, ma qui c'è scritto sigma diviso sigma con 0 uguale 1. Sigma è la conducibilità del conduttore, sigma con 0 è la velocità, la conducibilità di quello che sta fuori. Quindi sigma diviso sigma con 0 uguale 1 significa che tutto l'universo è fatto di rame, d'accordo? Allora, chiaramente in questa situazione la corrente non ha una direzione preferenziale dove muoversi, perché, voglio dire,
partendo da questo elettrodo qua, o va nel conduttore o va in quello che circonda, poiché la conducibilità è la stessa, non ha motivo di preferire l'una o l'altra direzione. Se io invece aumento la conducibilità del materiale conduttore rispetto all'aria che lo circonda, qui c'è un fattore 3 per capirci, ecco che vediamo che la corrente tende preferenzialmente ad addensarsi lì dove la conducibilità è più alta. Lo vedete, no? Adesso le frecce che rappresentano la densità di corrente sono più forti dentro che non fuori. Questo fenomeno si accentua via via che cresce il rapporto, questo per esempio è 10, vedete, fin tanto che quando questo vale 1000, praticamente la densità di corrente è vincolata a stare solo dentro il conduttore, fuori nell'aria non c'è più perché comincia a diventare un isolante perfetto da tutti i punti di vista, e la corrente, vedete, è vincolata a seguire il filo, che diventa quindi un tubo di flusso per la corrente, quello che vi dicevo prima a parlare. Immaginate quando ci sono invece che 3 ordini di grandezza, 20 ordini di grandezza, la cosa è ancora più, diciamo, vera. Se la geometria è un po' più complicata, tipo questo, la cosa è ancora più evidente. Perché vedete, qui abbiamo un filo con una curva, mazza, come se facessi così, no? Allora, anche qui, stesso ragionamento, faccio vedere direttamente il risultato finale, ecco qua. Vedete, la corrente, la densità di corrente, è vincolata a seguire il filo. Fuori non ce n'è più, in modo tale che, qualunque sia la sezione a cui mi metto di questo filo, la corrente è sempre la stessa. È un tubo di flusso per la corrente, nel senso che incanala questo oggetto, tutta la corrente, da un elettrodo all'altro, senza perdite, sostanzialmente. Come se fosse un tubo senza perdite. Qui tanta corrente mettiamo all'ingresso, tanta ce ne ritroviamo all'uscita. E vedete? La densità di corrente tende ad allinearsi lungo l'asse del filo, vedete? Proprio perché è vincolata dal filo, se il filo è molto sottile, lungo e sottile, la corrente è vincolata a muoversi lungo l'asse del filo, perché non può puntare verso fuori, quindi non può avere distrazioni, deve seguire l'asse del filo e vincolata come fosse sul binario, diciamo così. Ok? Va bene. Allora direi che ci possiamo fermare qua.